Luciano Tancredi, un giornalista nazionale al fianco del sindaco Massimo Cialente, perché? In motivazioni sono tante. La motivazione principale è che questa è la mia città e lo è sempre stata anche se ho vissuto 20 anni fuori. Ho cercato in questi anni dal terremoto ad oggi, mi era stato detto che avrei potuto dare il mio contributo a questa città anche dall'esterno, anche da Roma. Ho cercato di farlo. Io lavoro in un giornale, in un grande giornale nazionale, lavoro in televisione, quindi tutte le volte che ho potuto in questi 3 anni ho cercato di aiutare la mia città. Poi un giorno ho incontrato Massimo e mi ha detto: senti Luciano, è ora che anche voi vi rimbocchiate le maniche. Mi ha fatto proprio il gesto, è stata una cosa molto toccante e quello è stato il momento in cui ho capito che dovevo rubare un pezzettino della mia vita, del mio lavoro, anche alla famiglia. La mia famiglia, io ho una moglie e 2 figli che insomma non sono stati felici all'inizio, poi li ho portati all'Aquila, hanno visto la città, dopo che non la vedevano da qualche mese, da qualche anno, l'hanno vista così, hanno capito anche loro e mi hanno detto: papà, vai, ruba un pezzettino alla famiglia, ruba un pezzettino di vita al lavoro, però dedicati alla tua città. Questo è, diciamo, il senso, lo spirito di servizio con la quale ho accettato questa candidatura. Candidatura in una lista pesante, quella del PD, non la civica, quindi uno schieramento netto. Se eletto, come si metterà con il giornale e con il suo lavoro e che ne pensa della concorrenza che ci sarà? Quali sono le garanzie? Che ci sono consiglieri uscenti e ricandidati, sarà dura, insomma. La battaglia è durissima. Io credo di poter dare un apporto. È prematuro parlare, ovviamente. Tra l'altro io non vivo in questa città da molto tempo, ci sono la lista del PD, una lista fortissima, piena di gente che io ho conosciuto, perché quando io avevo 14 anni militavo nella FGC, nei giovani comunisti dell'epoca, e quindi li ho ritrovati tutti adesso, molti anche nella lista come Carlo Benedetti e anche molti altri, Stefania Pezzopane eccetera, quindi sono onorato di stare con loro. È chiaro che loro hanno un ruolo diverso nell'amministrazione di questa città, quello che hanno avuto e quello che avranno certamente. Il mio ruolo, quello che io cercherò di ritagliarmi e per il quale sono stato chiamato, è sicuramente un ruolo diverso che guarda al futuro, guarda un momento topico di questa città, il momento forse più importante negli ultimi 3 secoli di storia di questa città. Questo consiglio comunale, questi 32 consiglieri comunali saranno quelli che saranno chiamati a gestire il momento più importante di questa città, la ricostruzione di questa città. Io il mio spirito di servizio che ho messo a disposizione del sindaco, di Massimo Cialente e del PD è quello di contribuire a tenere sempre accesi i fari, grazie al mio lavoro di comunicatore, sempre accesi i fari su questa città, guardando il futuro, guardando alle università, guardando alla città europea della cultura, e cercare di dare il mio contributo in questo campo e nel mio lavoro. Io spero che questo gli aquilani lo capiscano e se vogliono che io dedichi questa parte della mia vita, dopo tanti anni dedicati a un altro lavoro, a questo ruolo, io ne sono ben felice. Una curiosità, suo fratello tanti anni amministratore con il centrodestra, lei dalla parte opposta. Ma io e mio fratello da bambini che siamo su parti opposte, sempre con amore fraterno. Devo dire che ci sono state molte discussioni in casa, ma mai con toni accesi. Poi non dimentichiamo che mio fratello viene è sempre stato socialista e anche nel PDL ha sempre mantenuto la sua anima socialista. Quindi che consigli le ha dato su questa avventura? Non ci siamo ancora visti e non ci siamo ancora parlati. Forse ci vedremo questa sera per un aperitivo insieme. Anche se scherzando mi ha detto: vediamoci lontano dai riflettori, perché dopo posso pensare a male. Ma comunque poi c'è mio padre che ha 87 anni, che sicuramente provvederà ad amalgamare le anime diverse della famiglia. La candidatura di Luciano Tancredi è un'idea di Massimo Cialente? Ma non solo mia, insomma, è un'idea, diciamo che è stata più che altro, direi quasi una sua scelta, nel senso che ha raccolto quello che dovrebbe essere lo spirito di tutti i candidati, in questo momento di tutti gli aquilani. Si tratta di una personalità che indubbiamente ha avuto un grande successo fuori dalla nostra città, che sapendo che quello che stiamo vivendo è il momento più drammatico della storia della nostra città negli ultimi 3 secoli probabilmente, scende in campo rimboccandosi le maniche. Sono quei pezzi di società civile
che decidono, comprendono che in questo momento tutto il loro know-how, la loro forza, le loro capacità, la loro generosità e passione deve essere al servizio della città. E... Ma con un lavoro a tempo pieno a Roma, se eletto, quanto potrà dedicarsi al Consiglio Comunale? Ma guardi, che, non, che anno ha? E io ho chiesto, infatti queste candidature che noi stiamo raccogliendo si tratta di tutte persone che hanno il loro lavoro, ma un loro know-how, cioè sanno delle cose, sanno fare delle cose e le offrono a disposizione della città. Il problema non è questione di tempo, è quello che sai fare, quello che fai e quello che sai. Dopodiché è anche vero un'altra cosa, lei sa benissimo, perché è un attento cronista, che in questa città si è spesso lamentato che la qualità del Consiglio Comunale, si vuole da parte dei cittadini una qualità grande. Io credo che le nostre 6 liste siano liste che danno una risposta ai cittadini in questo senso, quindi diciamo che quasi che è una sfida in questo momento che io rivolgo alla città, dicendo noi offriamo il meglio, sta a voi comprenderlo e condividerlo. I fondi rubati per le scuole, Chiodi ha detto Cialente è andato di testa, rinsavirà dopo il voto. No, io non so, è andato di testa lui, io sono tranquillissimo, il voto non c'entra. Sono arrabbiatissimo per un semplice motivo, perché con quei 4 soldi abbiamo preso, perché poi me ne ha dati pochissimi, perché 6 milioni sono del PD, no? Quindi mi ha dato, se no, credo 10-12 milioni. Ebbene, in questo modo diciamo che mi rende impossibile programmare la ricostruzione delle scuole. Per cui io ho alcune aree, alcuni cittadini, ad esempio Sassa, che in questo momento mi stanno attaccando. Io penso che ci sia un disegno nel non far arrivare i soldi, nel danneggiare, che è di tipo elettorale. Io credo che magari Chiodi andrà via, però rinsaverà lui dopo le elezioni.